aspettando il festival, il Corpus Homines ha pensato, voluto, e abbiamo molto volentieri immaginato che questo appuntamento dovesse situarsi qui, nel Palazzo della Loggia, nel Salone Bambini Italiani, sia per il contenuto di questa occasione che ci siamo dati, sia per gli ospiti. Uno gioca in casa, Alfredo Balzano, e quasi gioca in casa anche Benedetta Tobagi, che è stata presente più volte nella nostra città e ha un legame, perché ha scritto, ha approfondito anche la nostra comunità. Quindi io li ringrazio molto, perché questa città ha lavorato molto sulla memoria, moltissimo. Grazie anche alla Casa della Memoria, Amalio Milani, che ho visto prima, ma ecco, Amalio, e ha lavorato moltissimo, ha lavorato soprattutto con grande intelligenza e con una capacità di entrare nel cuore di tanti ragazzi, di tanti giovani, con il coinvolgimento delle scuole, con il coinvolgimento anche di chi ha fatto un percorso, anche quelli che hanno vissuto per noi gli anni più difficili della storia della nostra città, gli anni, metà degli anni 70, ha costruito un percorso anche di conciliazione. Una volta ho ascoltato Mario, che mi ha molto colpito sotto questo profilo, e lo ringrazio insieme all'Associazione Familiare delle Vittime della strage in Piazza della Loggia. Fra qualche giorno ricorderemo quel giorno, e quindi siamo una città che ha voluto coltivare la memoria e il perdono, ma nella chiarezza, nella trasparenza dei punti di vista, nella onestà intellettuale, senza infingimenti, senza confusioni, senza ambiguità, facendo delle scelte nitide, nette dal punto di vista dei valori civili, del contrasto alla violenza politica, del fondamentale strumento della dialettica pacifica, del confronto che cresce, che fa crescere la comunità e non la disintegra, non la distrugge. Che è un percorso non solo dei singoli, ma è stato un grande percorso comunitario, un grande percorso di cui possiamo essere orgogliosi come bresciani, perché abbiamo fatto molti passi avanti da allora e molto cammino è stato compiuto. Questo lo si deve, ripeto, al lavoro molto meticoloso della Casa Memoria, ma anche, posso dire, da un tessuto civile, sia quello laico sia quello cattolico, che ha permesso di essere qua a riflettere con serietà, con profondità, ma anche con quella giusta serenità, anche un tema così impegnativo, così complicato, che vi ha così coinvolto, così attraversato. Quindi grazie di cuore, do la parola a Don Claudio, che porta, diciamo, il saluto di una persona più importante di me. Buonasera a tutti. Ecco, io porto i saluti del Vescovo e così o dalle istituzioni diocesane per questa iniziativa che nasce all'interno del Corpus Homines, poi in questo caso anche in collaborazione con la Casa della Memoria. Corpus Homines è nato nella sua bozza 4 anni fa, siamo adesso al terzo anno pieno con tema molto profondi. 3 anni fa abbiamo fatto l'opera di misericordia corporale, l'anno scorso le opere di misericordia spirituale, quest'anno le beatitudini. Temi che crediamo significativi, perché nella declinazione di una fede, come è stata la tradizione di Brescia, della città di Brescia, delle popolazioni del bresciano, attorno ad alcuni valori importanti, come in questo caso il Corpus Domini, il legame attorno all'Eucaristia, si sono consolidate, ecco, tante realtà del Corpus Domini, cioè della società. E quindi pensiamo alle opere di misericordia corporale, con tutto quello che hanno dato origine anche nella nostra città, le opere di misericordia spirituali, ecco, abbiamo visitato negli anni scorsi tanti luoghi dove queste, ecco, opere di misericordia sono sviluppate. Quest'anno il tema delle beatitudini, che è un po', potremmo definire, la Magna Carta del Vangelo, parole che stupiscono, che sono consolanti per certi versi,
possono anche causare una certa irritazione qualche volta, un po' come quella che viene declinata con il titolo Il perdono e la memoria questa sera, ma che è beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Noi tante volte nel nostro linguaggio comune essere misericordiosi vuol dire dare l'altra faccia, guancia e tacere. No, beati i misericordiosi è qualcosa di più e quindi diventa davvero una sfida. Queste beatitudini che possono diventare, vissute dal Cristo, possono diventare in realtà anche nella nostra vita e far sì che la nostra società, ecco, non viva solo nell'ottica di un qualcosa di irraggiungibile, ma di un qualcosa che poco alla volta possiamo costruire. Non mi dilungo, ecco, grazie per essere qui, anche a nome del Vescovo, con molta probabilità da buon biblista, ecco, poteva venire a sentire questa declinazione di una delle beatitudini in chiave moderna e sociale, come ci verrà presentata questa sera. Ma è alla CEI per la conferenza episcopale, quindi non resta niente. Vi è rimasto solo dire, porta i saluti e che sono con voi. Buona serata e buon ascolto. Però vi presento, prima di lasciare il podio qui in giro, chi presenterà la serata nei suoi relatori e nel suo argomento concreto, che è il professor Angelo Bianchi, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della Cattolica. Buonasera, buonasera a tutti. Sono veramente lieto di essere qui questa sera e devo dire anche un po' intimorito. Credetemi, parlo abbastanza di frequente in pubblico, ma questo salone vanvitelliano è di una bellezza che lascia a bocca aperta e anche incute un po' di timore per la l'ambienza. E sono molto contento perché vedo che questa iniziativa riscuote grande successo e la vostra presenza lo conferma. Con una parola nuova, così vi spiego la ragione della mia presenza, con una parola nuova si dice che adesso l'università deve compiere la terza missione, la parola nuova è la terza missione, cioè deve svolgere la sua funzione di divulgazione, di riflessione, di disseminazione della propria attività a vantaggio della società civile. Stendiamo un velo su chi inventa queste denominazioni come se l'università, la facoltà che io presiedo, le istituzioni di ricerca e di insegnamento fossero qualcosa di separato dalla società e non vivessero attraverso i docenti e soprattutto attraverso gli studenti che sempre più numerosi frequentano l'università, un corpo vivo all'interno della società. Ma questa è una straordinaria occasione all'interno della quale la facoltà che presiedo, la facoltà di lettere e filosofia dell'Università Cattolica, si mette a servizio di questa città con alcune riflessioni che permettono appunto di disseminare, di divulgare quello che generalmente all'interno di un'università si fa, cioè lo studio, la ricerca. Io dei due termini della serata di questo dibattito, il perdono e la memoria, posso dire di essere straordinariamente attratto ovviamente da entrambi, ma soprattutto dal secondo, dalla memoria, che è il compito, ad esempio, della mia professione, di molti miei colleghi. Io mestiere faccio lo storico e questi problemi che questa sera persone che hanno nella loro vita, anche nella vostra vita, nella vita di questa città, il dubbio, il tormento, il dilemma del primo dei due termini, cioè del perdono, perché sono stati personalmente toccati e civilmente toccati da
situazioni gravissime, da crimini e delitti straordinariamente gravi. Bene, per chi si occupa della memoria, per chi si occupa del passato, rimane sempre fortissima la tentazione di una condanna o di un'assoluzione, di un giudizio che entri nel merito, che esprima un giudizio di carattere morale. E questo non manca, ma non è questo il primo obiettivo del fare memoria. Io ho fatto una piccola riflessione su questo. Il primo obiettivo del fare memoria è quello di cercare la verità, magari una piccola verità o una grande verità, pur sempre però parte di una verità più grande che ci sovrasta tutti. E questo è un compito molto impegnativo e molto importante. Perché? Perché questo salvaguardia il diritto di chi verrà dopo di noi. Chi verrà dopo di noi ha il diritto che la memoria non vada persa, ha il diritto di conoscere ciò che c'è stato prima. E quindi l'operazione di chi coltiva la memoria, ed è con grande contentezza che sottolineo anch'io questa proficua collaborazione con la Casa della Memoria, che ha offerto la sua straordinaria esperienza per avviare questo incontro. Questi sono i due obiettivi principali: la ricerca della verità e la salvaguardia della memoria, e la trasmissione, la tradizione della memoria. Questi due elementi però non possono non avere, come questa sera, uno straordinario rilievo, una straordinaria valenza, civile prima di tutto, perché contribuisce alla costituzione di una coscienza civile, di una coscienza comune. È interessante il titolo o il sottotitolo, adesso non so quale sia il sottotitolo, Festival della Comunità. È attorno alla memoria anche che si costruisce questa comunità, una memoria che sia fondata, vera e trasmessa. E ovviamente l'accesso a quello che io continuo a definire verità, grande o piccola che sia, permette anche la formazione di una coscienza personale e di una decisione personale, che si colloca però su un altro piano. Io fermo qui la mia presentazione, non voglio andare oltre, anche perché la serata è riservata alla testimonianza di Benedetta Tobagi, tra le più, non sprechiamo i gettini, ma tra le più vivaci, brillanti e nello stesso tempo semplici, chiare e efficaci osservatrici della realtà contemporanea. Una volta si sarebbe detto intellettuali, ma oggi questo termine suona male, ma penso di usarlo a buon diritto. E dall'onorevole Alfredo Pazzoli, che declina anche il suo impegno a livello politico. Concludo in questo modo. Il tema di questa sera si svilupperà anche a partire dal primo volume pubblicato da Benedetta Tobagi, che ripercorre la tragica vicenda e la tragica esperienza della sua vita. Ma io voglio vedere uno strettissimo legame con il secondo volume, quello che ha portato Benedetta Tobagi a questa inchiesta sul sistema scolastico nazionale. Mi sembra di vedere una straordinaria interpretazione della realtà e una bellissima immagine della speranza del futuro, ricordando a tutti, alle autorità politiche, alle autorità civili e a tutti noi, il ruolo e la funzione del sistema formativo, il ruolo e la funzione che il sistema
sistema formativo ha nella costruzione della comunità civile, della comunità nazionale, perché è rivolto ai giovani che spesso vengono detti senza memoria, ai giovani che spesso vengono detti disamorati, disincantati. Mi sembra che il fatto di riportare la questione ad uno dei fondamenti essenziali, la formazione di chi viene dopo di noi, sia un grande segno di speranza, un grande segno di speranza che ci viene da Benedetta Tubacci. Io concludo questa mia breve presentazione, è più che altro una riflessione personale su questo tema, portandomi e rinnovando il ringraziamento della facoltà che presiedo, la facoltà di lettere e filosofia, e ringraziando i relatori, prima di tutto, i miei colleghi che hanno organizzato con tanto impegno queste iniziative e voi tutti per questa bella presenza. Grazie. Grazie di essere venuti così numerosi a questa iniziativa. Io mi ritaglio un ruolo marginale in questa serata, mi limiterò a fare da, come si dice con termine inglese abusato, da discussant di Benedetta, cioè mi limiterò a fare qualche breve riflessione per lasciare a lei la parola su un tema, quello della memoria, del perdono, su temi su cui credo che lei abbia parole migliori delle mie da spendere, anche se abbiamo vissuto entrambi un'esperienza che ci accomuna, però Benedetta a questi temi ha dedicato tanta parte anche della sua riflessione personale, quindi credo che l'interesse di voi che siete venuti questa sera sia soprattutto di sentire lei. Io infatti non mi sono preparato, diciamo, una traccia particolarmente ricca, ma solo qualche appunto, qualche suggestione che poi farò anche a Benedetta per stimolare un po' la sua riflessione. E la premessa da cui partirei è questa, che quando si parla di memoria e anche quando si parla di percorsi di misericordia, di perdono, queste sono cose di natura molto personale e individuale. È una premessa forse scontata, ma mi sento di farla perché alle volte si ha la sensazione che le vittime, famiglia delle vittime siano considerati come una categoria a sé, come una categoria che ha, come dire, certe caratteristiche e quindi in qualche modo ha un percorso in qualche modo omogeneo. In realtà su questi temi così personali, così delicati, che attengono alla nostra individualità più profonda, è chiaro che posso pensare in maniera diversa da Benedetta, ma perfino da mio fratello o da mia sorella, perché ciascuno di noi ha un suo modo di pensare che è assolutamente legittimo e fisiologico. Lo dico perché credo che sia importante che ciascuno venga giudicato, valutato o comunque considerato sulla base della propria individualità e del proprio percorso personale. Ed è per questo che io questa sera non porterò una riflessione di natura particolarmente profonda, ma mi limiterò a fare alcune sollecitazioni e alcune considerazioni che sono mie, che sono assolutamente mie, che non so quanto siano condivise dagli altri, dalle altre persone che hanno condiviso con me un'esperienza come la nostra, ma lo dico per mettere le mani avanti, sono mie considerazioni molto libere e molto personali. E partirei entrando subito, diciamo, nel merito di una delle questioni centrali che sono oggetto del dibattito di questa sera.
che è la questione del perdono. Il perdono, questa categoria che molto spesso viene sbandierata o richiesta di una risposta da parte dei familiari delle vittime, quindi è una, diciamo, delle domande che molto spesso ci sentiamo rivolgere e che spesso viene fatta in modo, però a me sembra un po', se posso dirlo, un po' superficiale, quasi come se ci fossero due alternative secche per chi ha avuto un'esperienza come la nostra: da un lato quella di perdonare, dall'altro quella di odiare o di aver sete di vendetta, no? Per cui o stai lì, o sei di qui, o stai di là, che è un modo per me appunto un po' superficiale di valutare le cose, un po' rozzo, perché in realtà non è esattamente così. Non c'è solo una dimensione che ti porta a odiare, a essere vendetta, e un'altra che ti porta al perdono tuo cuore. C'è in mezzo uno spazio nel quale io, per esempio, mi riconosco. Io, ma questo vale anche per i miei fratelli, posso dirlo, non abbiamo mai odiato, non abbiamo mai avuto sete di vendetta, non abbiamo mai coltivato questo odio, non ci siamo mai fatti annichilire da questo sentimento che altri hanno provato legittimamente, che altri hanno sperimentato, ma noi non siamo mai stati dentro questo percorso, questo sentiero di sete di vendetta. Questo è dipeso da tanti fattori, dal nostro modo di vivere la nostra esperienza, dal nostro ambiente familiare. Quindi non abbiamo mai avuto quella, diciamo, propensione all'odio e alla vendetta. Ma il perdono è un'altra cosa. Il perdono è un'altra cosa. Io lo so che il perdono è un atto del tutto gratuito. Però è vero che, per quanto mi riguarda, questa è una mia opinione, una mia sensazione, sulla quale poi chiederò e solleciterò la riflessione di Benedetta. Io credo che su questi episodi, su queste vicende, il perdono sia qualcosa che si può ottenere, ma sulla base di premesse chiare, sulla base di una di condizioni chiare. Io lo so che il perdono è incondizionato, però io mi sento di dire che, per quanto io non odi, per quanto io addirittura posso dire che provo compassione per alcune figure che hanno, per alcuni dei carnefici che ci hanno riguardato, per la loro vita misera magari di oggi, per le loro condizioni anche a volte appunto compassionevoli, ma il perdono è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra dimensione, e presuppone, secondo me, una consapevolezza, un riconoscimento, un percorso che non sempre io leggo, diciamo, dentro le storie personali dei carnefici. C'è una cosa che mi colpisce, no? Loro vengono definiti ex terroristi, ma noi non siamo ex vittime. Loro sono ex terroristi dal punto di vista della dimensione pubblica, ma loro sono e restano, per noi che siamo ancora vittime, carnefici. Allora, anche solo questo, voi capite, aiuta a entrare dentro una dimensione, appunto, che non è così semplice come spesso viene rappresentata, una dimensione un po' complessa. Quindi su questa polarità
che spesso viene esibita o rappresentata, odio, perdono, ecco, io credo che già su questo ci sia bisogno di indagare e di entrare un po' in una riflessione un pochino più approfondita, perché già questa come sembra una rappresentazione molto poco utile anche a una riflessione approfondita su questo, quindi sollecito inizialmente Benedetta. Buonasera a tutti, se mi porti proprio nel vivo. Mi prendo solo un minuto per fare primo un ringraziamento e anche per dire che sono stata tante volte a Brescia, ma veramente essere proprio qui dentro la loggia, così vicino all'anniversario, parlare di un tema emotivamente così carico è un'emozione molto grossa. Ho accettato di venire a parlare così da una prospettiva ampia, laica e problematizzante, come ha detto chi mi ha invitato, con un po' di timore ma anche contenta di farlo, perché come anche accennava Alfredo che mi ha introdotto, è un tema che non solo ha toccato, ha attraversato la mia vita, ma è un tema su cui io ho riflettuto molto, cioè ho riflettuto in molteplici vesti, cioè riflettuto anche da scrittrice e da storica. E per cui quando c'è qualcosa che comunque ti accompagna, ogni tanto è una grossa opportunità poter fare il punto, non solo perché si possono condividere le riflessioni, perché è quello che farò anch'io. Vi avverto che chiaramente non mi sottraggo dalla testimonianza, anche perché ciò che io ho vissuto e anche quello che è il mio pensiero, le mie riflessioni rispetto al perdono sono già diventate pubbliche nel mio primo libro dedicato alla vita e alla morte di mio padre. Però al tempo stesso cercherò appunto di raccogliere le sollecitazioni di Alfredo mettendole in un contesto, appoggiandomi anche ad alcuni testi di cui vi consiglio la lettura, visto che siamo appunto anche in un cammino di riflessione sul corpo della società degli uomini. E vi chiederei di avere un atteggiamento di apertura in questo senso. Giustamente Alfredo ha fatto riferimento a un noi molto diversificato, ma di persone che sono state vittime di non solo di un reato molto grave, ma di una categoria di reati molto particolare, che sono reati di terrorismo. Io però cercherò di affrontare il tema, e in questo mi invito ad avere un'apertura, in realtà il tema del nesso difficile, il nesso tra memoria e perdono è strutturale, perché non si parlerebbe di perdono se non ci fosse una ferita, un'offesa subita nel passato, che può arrivare anche alla gravità di fatti irreparabili, no? Però memoria e perdono sono proprio l'uno condizione di resistenza anche del porsi il problema dell'altro. Vorrei piantare con un semino per farvi riflettere come certi meccanismi però coinvolti nelle reazioni di una persona ferita dal passato, alcuni sono molto specifici laddove sono coinvolti dei reati che come il terrorismo e la mafia hanno una natura pubblica, sociale. Cioè, una persona uccisa da un attentato terroristico, cioè ci sono delle implicazioni che trascendono, no? Le implicazioni che ci sono, per esempio, in un omicidio stradale, che aggiungono un'enorme complessità e in un certo senso, ci accennava Alfredo, caricano anche delle attese sociali, no? E anche un grado di esposizione pubblica sulle vittime di reati politici o mafiosi che non esiste in altri casi. Però invece ci sono degli altri temi che attraversano trasversalmente l'esperienza umana. E io vorrei un po' riflettere su queste cose. E la cosa importante che voglio condividere con voi, che è quella che io sento più profondamente, è che è una galassia molto complessa, quella del perdono. E comincerei, per esempio, provocatoriamente, perché io sapendo di dover venire qui, ho cominciato a dire, io parto sempre ragionando sulle definizioni, no? Su cosa si intende, per perdono, no? E lì subito il cervello ha cominciato a macinare per
venuta in mente una frase di grandissimo Sant'Agostino, quello che dice rispetto al tempo, no? Non so se conoscete la famosa battuta, il tempo, se non mi chiedi che cos'è, lo so, se me lo chiedi, non lo so più. Cioè, il perdono è anche gli addetti ai lavori, no? Psicologi sociali e psicologi invece classici, no? Che si sono interrogati su questo tema. Primo dato interessante, non così frequentato dalle scienze umane, eh? Questo è il primo campo di tensione, il perdono ci è stato servito, entra nelle nostre vite, entra nella società attraverso l'autostrada delle religioni. Il cristianesimo è per antonomasia la religione del perdono, ma c'è una concezione ebraica del perdono e anche in realtà nell'Islam, cioè uno degli appellativi di Allah ha a che fare proprio con l'essere misericordioso e perdonare. Qui, però invece, per esempio, la stessa psicologia, io vi faccio subito vedere il primo libro di cui vi consiglio la lettura, che è di Camillo Regalia e Giorgia Paleari, si chiama Perdonare, è un libretto del Mulino che si legge in una serata, qui non c'è niente di bello da vedere al cinema e TV. Sono uno psicologo sociale, uno psicologo invece individuale e che proprio ragionano su questo tema. E la prima cosa che dicono è che il campo non è dissodato, perché anche per esempio i fondatori della psicanalisi e della psicologia analitica non ne parlano praticamente, il termine compare pochissime volte. Pensate già quante implicazioni ha questo, no? Chiaramente la nostra cultura, il nostro sentire è indicato come una spugna, siamo in Italia, qui per esempio una città con una tradizione bianca, è stato anche ricordato, noi siamo venuti appunto come spugne di questa tradizione religiosa. Però il tema è appunto laddove però la società si laicizza, per chi non è credente, per chi è credente fa fatica. E qui proprio per problematizzare su tutta la linea, non mi nascondo che visto che sono stata chiamata a inserirmi in un ciclo sulle beatitudini, io sono andata a rileggermi proprio quella parte del discorso della montagna in cui l'ho anche riportato, perché vale anche la pena di rendersi conto quanto è forte la parola evangelica. È di Matteo, per esempio: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno vi dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgimi anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il nemico tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Poi però sono andata a visitare, a leggere gli altri passi del Vangelo, che chi ha la pazienza di andarselo a leggere, in realtà è un testo che coglie la complessità dell'animo umano, più di quanto tante volte non venga detto nelle semplificazioni. E allora, per esempio, sempre per rimanere a Matteo, andando un po' più avanti, al paragrafo 23, per esempio, ci sono delle pagine in cui Gesù mostra una durezza inaudita, ci sono le sette maledizioni descritte ai farisei, e a un certo punto Gesù dice: serpenti, razza di vipere, come potete sfuggire alla condanna della Genna? E in verità vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Poi chi scandalizza i piccoli, no? Gli conviene che gli venga appesa al collo una macina di mulino e sia gettato nel profondo del mare. E poi ancora, Matteo 10, non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Mi fermo qui, ho voluto condividere con voi perché io mi sono interrogata proprio prima di tutto sul fatto, forse questa grande complessità che c'è nel Vangelo vuole proprio essere il primo ammonimento. La vita umana è complicata, è piena di sfumature, per cui nello stesso momento la stessa persona, Cristo, che dice da questo ideale irraggiungibile, è lo stesso che poi quando è sulla croce, e questa cosa è stata sottolineata, l'ho ritrovata in un'intervista anche da Gemma Capri-Calabresi, nemmeno Gesù perdona direttamente i carnefici,
dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi essere umani vuol dire dibattersi delle contraddizioni. E secondo me è molto importante ricordare che anche la religione contiene i semi di questa complessità. Uscendo dall'ambito della religione, però, arrivare a una definizione di perdono è complicato. Il termine è sovraccarico, è sovrainvestito. Uno studioso che io stimo moltissimo, si chiama Stefano Livi della Torre, che ha scritto molti saggi sul pensiero ebraico, ma è anche un pittore, un architetto, insomma, dice: ci sono delle parole trattino culto, perdono è una di queste. E tu hai detto benissimo, Alfredo, si tende a parlare di perdono in contrapposizione a odio e vendetta. Ora, io attribuisco questo a due cose. Primo, oggi più che mai va molto la tifoseria, cioè anche questioni complesse vengono ridotte a Roma-Lazio, Juve-Toro, Milan-Inter. È più facile, specialmente quando si parla di queste cose. La zona grigia, la terra di mezzo, è complicata. Perché? Perché il dilemma del perdono non riguarda solo la comunità ristretta di chi ha avuto un morto ammazzato per delitti celebri, riguarda, pensate anche solo nella vita di coppia, cioè quante volte c'è il dilemma di dire si fa saltare un matrimonio o no, cosa è perdonabile e cosa no. Gesù dice ci sarà guerra dentro le famiglie, con grande intelligenza forse voleva anche avvertirci di non avere timore di ammettere che le famiglie in generale sono dei grossi ricettacoli di malessere, spesso anche di violenza e di crimine, va detto, cioè restano i dati. E allora anche lì bisogna capire cosa si fa quando, no? Un figlio che è stato abusato da un genitore, ma anche un genitore che ha un figlio che si è perso, che è diventato tossicodipendente, che commette dei reati, perdoni, denunci, allontani, rompi, ricucci. In questo senso vi volevo dire, questo campo di tensione profondissimo riguarda la vita di tutti, e quando c'è qualcosa di così coinvolgente, così difficile, la prima cosa che si cerca di fare è semplificarlo, allontanarlo, attribuirlo ad altri. No? Allora, quanto a definizioni, io vi propongo quella che è stata elaborata in ambito psicologico, perché questa è la mia convinzione personale che condivido con Alfredo Bazzoli. Io ritengo che il perdono sia proprio una categoria che riguarda la sfera interindividuale, rapporti tra le persone. Ci sono state, ci arriveremo magari dopo, delle traslazioni, no? Qualcosa di simile al perdono, equivalenti giuridici, politici, eccetera, ma sono delle traslazioni. Io ritengo che ci sia un motivo se la sfera giuridica e politica si è inventata delle parole apposta, no? Anche la giustizia riparativa ha tutto un suo lessico che non implica perdono. Questa cosa è utile. Comunque, nella sfera interindividuale mi è piaciuto perché partono con una cosa molto semplice, no? Il perdono è una risposta possibile a un'offesa subita. E ogni tanto quando vedo queste cose mi piace, no? Poi scrivo, mi piacciono le cose quando arrivo al punto, ineccepibile, no? Una risposta possibile a un'offesa subita. E qui già in qualche modo ti rispondo. Le risposte possibili a un'offesa subita non sono soltanto il perdono o l'odio. C'è una gamma immensa di sfumature. Però già in questa prima parte della definizione, se ci pensate, un'offesa è subita. Quindi vuol dire che ci deve essere da parte di chi subisce la consapevolezza di aver subito un'offesa, un torto, qualcosa di male. Primo punto non banale. C'è tutta una serie di situazioni che talvolta incancreniscono in modo grave perché chi subisce o non se ne rende conto, oppure continua a cancellare quello che subisce giustificando l'altro.
E parlo purtroppo di una categoria di vittime che è molto più numerosa quantitativamente di quella delle vittime del terrorismo, per esempio sono le donne che subiscono violenza fisico-psicologica. Cioè già il problema della consapevolezza che si sta subendo qualcosa che non andrebbe subito, che è sbagliato e che va condannato, no? Perché l'azione malvagia, quella sì che va odiata, cioè male va odiata. La persona che lo compie può capitare di odiarla, ma su quello si può discutere, però la cosa in sé va condannata, altrimenti come si fa a combattere, no? Per la giustizia nella società? Credo che sia per quello che comunque Gesù nel Vangelo non le manda a dire a nessuno, no? Cioè, da proprio un esempio, sì, perdono, però dove c'è ingiustizia e ipocrisia, a parole appunto del tipo di razza di vivere. Per cui già questo tema del riconoscimento dell'offesa subita apre tutta una gamma di risposte patogene, che però vengono spesso da storie dolorosissime, no? In cui in quei casi lì, prima di parlare di perdono, è meglio parlare veramente di tutt'altro, perché ci sono molti rapporti che poi sono finiti sulla cronaca nera perché c'è stata una donna che ha perdonato una volta di troppo, no? Per cui già bisogna tenere conto che esistono delle risposte possibili in cui c'è una specie di autoaccettamento per cultura, per ferite precedenti, per fragilità, anche per pressione esterna, no? Dei familiari, degli amici, della società, in cui non ci si difende dall'offesa, neanche la si conosce, la si giustifica. E allora lì a me piace poi come i campi si toccano, come nella storia, come è stato detto poco fa. Il perdono delle volte ci vogliono delle condizioni perché gli spieghi un potenziale salutare, salvifico. La verità fa bene sempre, nel senso che anche quando produce una grossa crisi personale, poi perché le persone rifuggono la verità perché è troppo difficile da affrontare. Però indubbiamente c'è una letteratura sconfinata che dice la presa di coscienza, consapevolezza del male subito e la capacità di dissociarsi da questo male e condannarlo è la via maestra per la salvezza di chi subisce violenze e abusi. Andiamo nella seconda parte della definizione, andiamo invece nei campi in cui le persone si rendono conto di aver subito l'offesa. Non ho tempo di soffermarmi sulla casistica, che però non è così frequente, di persone che sono convinte di aver subito un'offesa, invece non è vero. Però anche lì l'unica cosa che permette di uscire qui è una verifica intersoggettiva, cioè cercare anche di capire perché una persona vive come delle offese, delle aggressioni, dei comportamenti neutri. Però questo sarebbe invitato uno psicologo un'altra volta, così diventa divertente. Dicevo, che tipo di risposta è il perdono, che è una delle risposte possibili? È una risposta che comporta dei forti cambiamenti interiori, sia dal punto di vista cognitivo, cioè proprio come noi leggiamo gli avvenimenti che intendiamo, dal punto di vista affettivo e dal punto di vista dei comportamenti. La drammaticità del cambiamento sta nel fatto che rispetto a un evento, una persona che prima suscitava unicamente dei sentimenti fortemente negativi, ci può essere una progressiva attualizzazione verso delle risposte positive che possono arrivare, qui i psicologi cominciano a scannarsi, c'è dibattito soprattutto nel mondo anglosassone, però possono arrivare fino a sviluppare dei sentimenti che si premurano di essere immeritati da parte di chi lo riceve, di amorevolezza e compassione. Ora, è una definizione, è tutto e niente, perché qui si entra in quell'ambito, in questa gamma infinita di sentimenti, laddove non c'è odio, laddove non c'è risentimento, laddove ci sono sentimenti che io indubbiamente definisco negativi, perché un grosso trauma in particolare, ma comunque un
forte tradimento della fiducia, e senza bisogno di pensare a omicidi o incesti, uccide qualcosa dentro le persone, danneggia l'autostima, mina radicalmente la capacità di fidarsi degli altri, innesta un seme di paura che possa succedere di nuovo, in generale porta le persone a chiudersi, a isolarsi, a recidersi. Spesso si innescano in chi ha subito delle offese gravi o in vittime di reati gravi, se vogliamo dire in termini giuridici, dei meccanismi che sono schiettamente autodistruttivi. Una cosa che è ben nota a chi lavora con le vittime è che spesso si sentono in colpa di quello che gli è successo, no? Hanno dei vissuti di impotenza e di umiliazione. E allora, visto che la gamma è così ampia, cominciamo a limitare tutto. Sicuramente laddove c'è odio e risentimento, e ci sono tantissime testimonianze pubbliche a riguardo, se andate su internet trovate da appunto persone che hanno subito reati di terrorismo, ma anche penso a un'associazione, mi pare che si chiama Amica di Noa Bene, no? Che sono due donne che si sono incontrate da loro, che il figlio dell'una aveva ucciso il marito dell'altra che era carabiniere, dicono: sono uscita dall'odio perché ho incontrato il carnefice, così per non essere madre nel passato. In tutti gli altri casi è più complicato. Allora potremmo anche provare a chiederci se il perdono è un fine o un mezzo. Cioè, il perdono è un obiettivo in sé che dobbiamo raggiungere. Molti cristiani praticanti credo che potrebbero rispondere di sì. Io però me lo sono chiesto perché in realtà anche nelle persone che testimoniano, no, di propri percorsi, delle volte anche con, come diceva il criminologo Garland, drammatici cambiamenti di sé, no? Sia nell'offeso che soprattutto nella vittima. In realtà l'impressione che io ricevo è sempre che il perdono è un cammino, una via verso uno stato di pace, di uscita dai sentimenti negativi, di uscita da stati autodistruttivi, da rimuginamento, pensate a tutto quello di brutto che potete avere incontrato nella vostra vita di fronte a situazioni gravi. E allora se si comincia a ragionare laicamente sul perdono come una via, allora diventa più interessante. E allora si comincia a capire perché se vi metti come obiettivo, cito ancora Gemma Calabresi per un motivo preciso, perché Gemma Calabresi ha pubblicamente dichiarato nelle interviste di aver perdonato, e per cui io ho pubblicamente scritto, cioè mi riconosco tutto quello che ha detto Wolfe, in realtà questa cosa non era stata programmata dagli organizzatori, e addirittura ho scritto una cosa che poi ho ritrovato con conforto, lo ammetto, in questo libro sul perdono di psicologi, che esiste un diritto di non perdonare, no? In realtà è sbagliato quando l'aspettativa sociale carica le vittime, anche senza volerlo, però quando si parla tanto di perdono come via d'uscita, se tu proprio non la senti questa cosa, ti senti comunque che c'è in te qualcosa che non va, che ti sembrava di aver fatto tanta strada di stare bene, ma c'è qualcosa che manca, che magari non ti credi, o comunque c'è qualcosa che non va. Giustamente gli psicologi rilevano che questo carico non dovrebbe essere messo sulle spalle di chi deve fare un cammino. Però dicevo, se l'obiettivo è una pienezza di vita, mi piace usare questa espressione, perché uscire, come dice la definizione degli psicologi, da sentimenti negativi e provare sentimenti positivi, al limite persino perché ha fatto del male a te o alle persone a cui vuoi bene, comunque secondo me rientra in un'esperienza positiva della vita, no? In cui si esce anche dalle spirali negative, che possono anche essere l'ansia, la paura del male sorpresa, per cui la capacità di vivere ancora. Ecco, Gemma Capra, che ha perdonato, quindi è una persona che proprio ha un sentire diverso dal mio,
però appunto una condotta che apprezzo molto, primo perché ha mantenuto rigorosamente privato quel percorso e soprattutto, e ce n'è testimonianza sia nel libro che ha scritto lei per prima, intervistata, poi nel libro di suo figlio, lei programmaticamente ha, e il figlio l'ha ricordato molto bene, ha detto io voglio crescere i miei figli perché non odino, li voglio crescere senza rancore. Dice una cosa ancora più bella, io vivo in mente la felicità della mia infanzia, io volevo trovare un modo perché loro fossero felici e non fossero divorati dall'odio. Lei fa un suo percorso di cattolica praticante dichiarata verso il perdono e dice che anche per lei è stato lungo, no? Dice che nell'orologio fatto dopo l'omicidio di suo marito era stata sua madre a dire di mettere la frase di Cristo in croce, padre perdonali perché non sanno quello che fanno. È lì che fa quella riflessione che vi ho ricordato prima. Però in generale io ho trovato molto interessante, lei è una persona che proprio vive in una prospettiva religiosa e personalmente si fa fare proprio di un cammino verso il perdono che riconosce essere faticoso e privato. Lei stessa dentro casa non usa quella grammatica per i figli. E in qualche modo ho trovato in questo una conferma indiretta e chiaramente è più interessante che venga da, perché altrimenti se ce lo diciamo tra noi che abbiamo difficoltà con questa parola, con questo sentimento, dici boh, appunto ti fa una domanda, la società ha grande aspettativa. È molto interessante, cioè secondo me è come poi una cosa che si trova, adesso vi do il secondo consiglio di lettura, questo proprio se potessi io pregherei a leggerlo ma non posso, però consiglio a tutti di leggere Alice Miller, che è una grandissima psicanalista americana, Il risveglio di Eva, come superare la cecità emotiva e il suo libro più divulgativo. Il suo capolavoro è Il bambino inascoltato. Alice Miller è un'analista che dopo tantissimi anni di lavoro appunto con persone che hanno subito traumi e abusi ha detto una cosa importantissima, ha detto io lotto da anni per divulgare l'idea ai colleghi terapeuti di ricordarsi che per prima cosa alle persone bisogna dare la possibilità di ricostruire il senso della propria integrità personale, della legittimità dei propri sentimenti anche se sono negativi, risentimento, rabbia, odio, poi contenuti, no? Il problema è che tutto quello che si prova non diventi un agito, è lì che ci sono i pazzi, i criminali, no? Però quest'idea per cui prima ci deve essere proprio un pieno autoriconoscimento e possibilmente laddove c'è stato un male inferto, un riconoscimento esterno che è stato fatto del male, c'è la vita, c'è. Però lei proprio dice, io ho anche visto che in alcuni casi il perdono è stato controproducente, è un problema che a un certo punto è venuto fuori tra gli psicanalisti americani perché in alcune situazioni si è visto che non era efficace. Non era efficace perché le persone non si difendevano. Di più, una cosa su cui non si riflette mai, che invece sanno benissimo le persone che fanno i corsi di autodifesa personale, io ho incontrato una bravissima istruttrice di Krav Maga, che è la tecnica di autodifesa personale più efficace del mondo inventata dagli israeliani. Ho incontrato questa istruttrice a un convegno sul tema della violenza sulle donne. E allora lei mi ha spiegato una cosa molto interessante, dice, sai, il più grosso problema che noi abbiamo nel fare i corsi non è tanto l'aspetto clinico, il fatto è che la maggior parte delle persone che vengono per imparare a difendersi dagli aggressori sono completamente inibite nelle reazioni di difesa. Allora, ripeto, non pensate che io voglia fomentare nessuno a... Cioè, se siete molto arrabbiati, io consiglio, come faccio con le mie amiche, come faccio io, prendete un DVD, guardate Kill Bill di Tarantino, guardate Dog di Lars von Trier. No, l'arte serve anche, la letteratura, il cinema serve proprio a, come dire, esternare, no? In campo simbolico questi fantasmi di... Però è stato anche ormai riconosciuto e assodato che nell'immediato la reazione di rabbia, di odio, è salutare dal punto di vista psicologico. Questo io ne ho scritto nel mio libro, per cui non è facilissimo per me parlarne, ma diciamo che quello che posso dire senz'altro che ho scritto è che io per esempio ho sperimentato un totale sperimento, cioè io non sentivo, cioè per me è stato un obiettivo riuscire a provare un po' di rabbia verso
gli assassini di mio padre, e anche quando mi sono trovata davanti per così, la fraintesa, la buona volontà di un magistrato, uno dei due killer, che così aveva questa idea dell'incontro che è buono a prescindere, io ho provato una sensazione di annichilimento, perché nel momento in cui mi ha chiesto perdono, io non solo non avevo voglia di prenderlo per il bavero, di uno a zero, ma oltretutto mi sono trovata davanti a un disperato che mi chiedeva: ti prego aiutami, perché io la mia vita non ha senso. Vengo alla terza citazione, perché io in quel momento non ho avuto parole, però per dirvi no, che le risposte emotive sono enormi. In quel caso non era questione, io gli avrei detto una bugia, se avrei fatto una violenza a me stessa, se avessi detto le parole che lui voleva, sarei stata abusata della mia integrità psicologica. L'avrei fatto perché mi sentivo in colpa, perché volevo farmi carico anche di quel dolore. Capite cosa voglio dire? E allora, quando le cose sono così complicate, se noi pensiamo che l'obiettivo è più integrità personale, i confini ristabiliti, la capacità di dire dei no per sapere dire anche tanti sì alla vita, allora allarghiamo il campo. La stessa Alice Miller dice: il perdono può arrivare dopo, prima ci vuole un cammino nella verità, nel pieno riconoscimento. Io volevo citare, prima vi cito le parole di terzo libro assolutamente da leggere, Simone Wiesenthal, Il girasole, i limiti del perdono. Qui andiamo proprio sull'estremo. Simone Wiesenthal, famosissimo cacciatore di nazisti, dopo, prima, prigioniero in un campo, nel 1942, a un certo punto viene chiamato perché un SS morente voleva un ebreo, fate caso alle parole, per chiedere perdono, per morire in pace. Wiesenthal si trova lì, è prigioniero, si trova caricato di questa domanda che da una parte, come osserva Stefano Livi della Torre, lo ridignifica perché lo fa tornare un essere umano. Dall'altra, osserva Primo Levi, lo trasforma per l'ennesima volta in uno strumento, perché l'SS voleva un ebreo, prima demonizzati, poi, come era anche nella propaganda antisemita, trasformati in creature semi-magiche sanguinifiche. Quindi lo stesso gesto contiene anche una violenza incredibile, no? Senza preoccuparsi minimamente del trauma, della ferita inferta, questa domanda inesauribile. Wiesenthal rimane così segnato, Wiesenthal nega il perdono, ma dopo porrà a decine e decine di importanti pensatori intellettuali, il Primo Levi, proprio la domanda: ho fatto bene? Capite? Cioè, e qui c'è un nucleo, la gamma di anche chi non perdona continua a interrogarsi. Poi quello che viene fuori nel libro è, secondo me, splendido. Però quello che dice l'importante è che la stessa domanda di perdono da chi ha fatto qualcosa di molto grave a una singola persona e alla sua comunità, alla sua famiglia, alla persona che lui vuole bene, è un campanello d'allarme, perché dice: attenzione, maneggiare con cura. Perché nella stessa domanda di perdono c'è quella pressione su chi ha fatto il suo cammino verso la pienezza di vita, l'assenza di odio e anche possibilmente la memoria è diversa. La memoria può caricarsi di significati positivi, può diventare proprio qualcosa che è come la mano che ti spinge da dietro e ti porta avanti, no? È anche qualcosa che ti dà senso, perché ti dà la possibilità di creare delle catene di continuità dove la continuità è stata spezzata. Il perdono ha questa dimensione talmente enorme e oltretutto talmente caricata di aspettative rispetto all'esterno, che purtroppo, ecco, leggete questi libri e rifletteteci, cioè tante volte non ci si pensa, ma anche quando si ricomincia a parlare tanto di
senza volerlo si ricreano i presupposti non solo per una continua lacerazione interiore di chi detiene questo. Stefano Rivelatore, sempre qui nel girasole, dice: quello del perdono è un potere terribile. Dopo un po' di anni, quando si è cominciato a parlare tanto di Shoah, hanno cominciato a apparire gli articoli di quelli che dicevano: insomma, questi ebrei che continuano a cercare gli ex nazisti, li vogliono processare, e insomma, passiamo oltre, portiamo pagina, no? E Stefano Rivelatore legge in questo una arcaica paura di questo straordinario potere che detiene la vittima, no? Che è la facoltà di perdonare o negare il perdono. E allora intendiamoci. La cosa importante è che tutta la civiltà giuridica degli stati moderni si è data da fare proprio perché questa dimensione del perdono e anche questo possibile potere terribile delle vittime non interferisce con l'amministrazione della giustizia da parte degli stati, che deve essere espressione di tutta la comunità dei cittadini. Per cui, una cosa su cui, insomma, quando hanno cominciato ad arrivare le lettere dei tribunali di sorveglianza ai familiari delle vittime per sapere se avevano perdonato vittime di terrorismo, per sapere se concedere i benefici, questa è un'aberrazione assoluta dello Stato di diritto, che oltretutto a latere provoca anche, continuano a lavorare sulla pelle ferita, perché dici: ma io cosa c'entro? Tu Stato, fai la tua parte, no? È molto importante proprio perché questa parola, questo concetto, questa dimensione è così carica. Scusate, io sono qui, sì. Guarda. No, mi lasci con degli spunti. Mi consentono di proseguire nelle sollecitazioni, nel dialogo. Intanto mi verrebbe voglia di dire che dopo queste prime riflessioni di Benedetta forse possiamo concludere o provare a tirare una riflessione finale dicendo che forse non odiare e non aver sete di vendetta, ma aver solo sete di giustizia e non di vendetta, forse già una forma di perdono. Forse già questo è una dimensione che si avvicina al perdono, soprattutto quando questa mancanza di odio, questa mancanza di sede di vendetta è diretta nei confronti di persone che magari non hanno fatto passi particolari per chiedere o meritarsi una riconciliazione. Io in realtà provo un po' di rabbia, devo dire la verità. Odio no, mai. Un po' di rabbia la provo quando mi capita di sentire ancora persone che hanno fatto l'esperienza della lotta armata e del terrorismo parlare della loro esperienza in termini che a me sembra un po' edulcorati, ecco, o in termini ancora in senso lato che richiamano a una sorta di tentativo di giustificazione, ecco, sulla base di valutazioni di natura politica della loro scelta. Ecco, in questi casi un po' di rabbia io la provo perché credo che questo testimoni del fatto che in alcuni di questi percorsi personali non c'è ancora un pieno riconoscimento di ciò che è stato, di ciò che è stato fatto. Così come un po' di rabbia la provo quando vedo e mi capita di sentire persone, penso Franco Freda, che è scampato alla condanna per la strage di Piazza Fontana, che ancora, diciamo, professa idee che sono poi così diverse da quelle che aveva quando in qualche modo partecipò a quel percorso terroristico e stragista che poi peraltro non ho visto condannato per note ragioni per la strage di Piazza Fontana.
Ma detto questo, è una rabbia che è transitoria, ma sicuramente questo non porta, non mi porta, non porta noi a odiare o avere sete di vendetta, ma solo e semplicemente voglia di giustizia, che è un'altra cosa. E questo mi consente anche di agganciarmi a una cosa che ha detto Benedetta e che è un po' la seconda riflessione sulla quale volevo sollecitarla. Io ho sempre un po' la sensazione che quando si parla di queste cose, quando si parla di gloria, quando si parla di perdono, e le cose che diceva Benedetta in qualche modo hanno anticipato questa mia riflessione, ci sia una sovrapposizione di piani che invece devono rimanere distinti, perché c'è una dimensione pubblica della memoria degli eventi che ci hanno colpito, che sono eventi terroristici, quindi che hanno anche una matrice ricaduta pubblica, quindi c'è una dimensione pubblica di quella della memoria, c'è una dimensione privata della memoria, c'è una dimensione pubblica della pena, della sanzione e della riconciliazione, e c'è una dimensione privata della riconciliazione. E alla volta invece questi piani, io ho la sensazione che vengano in qualche modo sovrapposti in modo un po' anche qui un po' superficiale. La dimensione pubblica della memoria è la dimensione che riguarda per esempio la città di Brescia, per quello che è accaduto nella piazza che rappresenta il municipio della città. Ma quella è la dimensione pubblica della memoria della strage di Piazza della Loggia. Poi c'è la dimensione privata della memoria che riguarda ciascuno di noi, ciascuno di noi familiari, che per quanto riguarda noi fratelli, o per quanto riguarda Benedetta, o per quanto riguarda Mario Calabresi, significa innanzitutto cercare di comporre il puzzle della fisionomia delle persone che ci sono dovute mancare, quindi cercare di ricostruire una fisionomia, no? Cercare di capire chi erano, come erano, come erano, persone che noi di fatto non abbiamo conosciuto perché ci sono state sottratte quando eravamo troppo piccoli. Questa è la dimensione della memoria. Memoria per noi significa anche cercare di capire perché, ma questo in qualche modo effettivamente si aggancia anche con la dimensione pubblica, capire perché. Però sono percorsi paralleli questi, sono percorsi che non possono ovviamente essere sovrapposti. E questo riguarda anche la dimensione della sanzione, della riconciliazione, del perdono. Lo ha detto molto bene Benedetta. Troppe volte si ha la sensazione che si scambino i presupposti del perdono, della riconciliazione pubblica con quelli per la riconciliazione privata. Nessuno di noi, almeno non io, anche Benedetta, come ho detto poco fa, ha mai messo in discussione i principi costituzionali sui quali si basa la sanzione e la pena, la finalità rieducativa del condannato. Se un ex terrorista viene rimesso in libertà dopo che ha scontato la pena, credo che questo sia assolutamente corretto, legittimo, sotto il profilo pubblico, perché la pena ha funzione rieducativa, perché... Quindi c'è un percorso che nessuno di noi mette in discussione, un percorso dei principi che stanno alla base della nostra, anche della nostra convivenza civile, che sono sanciti dalla Costituzione, quindi funzione rieducativa della pena, che può anche comportare che chi si mette di diritti così importanti possa tornare in libertà. Questa è la dimensione pubblica della pena, della sanzione e della riconciliazione. È la dimensione pubblica. Io arrivo perfino a dire, e questa è la mia opinione del tutto personale, che se in un dibattito pubblico si volesse aprire alla opportunità di quello scambio tra riconciliazione pubblica e verità, preso atto che nel percorso delle aule giudiziarie probabilmente non si è più in grado di arrivare oltre un certo limite. Io penso che anche questa è una dimensione che dal punto di vista pubblico si può affrontare, è una discussione che si può affrontare.
È una discussione che può essere presa in considerazione dentro quella dimensione lì, dentro quella dimensione pubblica, perché può essere utile che la verità storica che faccia luce più di quanto non sia stato fatto finora, che faccia, renda trasparente ciò che è accaduto alla democrazia italiana in quegli anni, forse quella verità, quell'obiettivo, forse può anche valere il prezzo di una parziale impunità, forse. Si può discutere, molti non sono d'accordo con me, altri sono d'accordo, ma io dico che fino a lì si può anche arrivare, ma altra è la dimensione privata, altra è la dimensione privata, non si possono scambiare termini. Quando prima diceva Benedetta, è assurdo che il Tribunale di Sorveglianza chieda ai familiari delle vittime, ma perché dovete caricarci anche di questa responsabilità? Perché? Dovete caricarci della responsabilità della sorte o del destino dei nostri carnefici? Non ha senso, lì ci sono regole che devono obbedire allo Stato di diritto, ma non ha senso che ci sia questa dimensione. E allora se si scambiano questi termini, se si fa questa sovrapposizione, io credo che si faccia un errore e credo che in qualche modo si carichi ancora di più la vittima, forse con la responsabilità che non è giusto che la vittima si assume. Forse anche su questo piano, cioè questa distinzione tra memoria pubblica e memoria privata, funzione della pena di conciliazione pubblica e riconciliazione privata, anche su questo credo che fosse una maggiore chiarezza quando appunto secondo questi argomenti credo che sarebbe opportuno. Cosa dici Benedetta? Allora, alcune cose l'ho già dette, ma come promessa all'inizio cerco anche adesso di fare l'avvocato del diavolo di me stessa e facciamone l'ultima cosa che hai detto, no? Sono stata io a citare. Cioè lo Stato che su alcune vicende che sono scaldano molto l'opinione pubblica, no? Qui ma sui giornali facilmente eccetera, per evitare problemi coinvolge le famiglie delle vittime. Va detto che noi esprimiamo qui la posizione di chi assolutamente non voglio eccetera. Credo che sia importante contestualizzare quello che noi diciamo adesso in generale, tutto il discorso sul perdono, con il clima, lo spirito del tempo. È molto forte in anni recenti, ma devo dire che in Italia comunque un forte attaccamento alla concezione proprio schiettamente retributiva, vendicativa della pena c'è. È una tradizione che però adesso proprio si sta mette i cammini con tutti i soffietti, no? Certe fiammate, credo che tu tra l'altro lavorando in politica ti possa rendere conto quanto violento sia questo vento, no? Che soffia perché proprio tornare a, no? Per cui l'inasprimento di pene, delle volte anche inventare nuovi reati quando uno dice ma cercate reati, ci sono già, il problema è che no? Non c'è modo, non ci sono risorse, eccetera. Però c'è anche questa specie di gioco un po' isterico, per cui anche se c'è un caso clamoroso, allora che si legifera e si fa una legge che poi non si riesce a attuare, oppure è giuridicamente superflua e crea solo casino nel codice penale. Per cui io stessa dico, capiamoci, cioè, è anche vero che io credo che tra le persone che hanno subito gravi reati ci siano persone che invece rumoreggiano, perché vogliono poter dire, vogliono poter far pesare quello che hanno scritto, eccetera. Sono usciti negli ultimi anni dei libri interessanti, c'è un libro francese, Il tempo delle vittime, mi pare che si chiami, di Elia Cheffer, un altro giurista, e poi La Repubblica del dolore di Giovanni De Luna, che complessivamente, anche se hanno alcune cose un po' estremizzate, colgono un problema che nella società c'è, no? Questa pulsione così. Però diciamoci anche che uno potrebbe rispondere della democrazia bellezza, cioè il punto è la democrazia è fatta di gente che rumoreggia, che dice, che ha anche il diritto di parlare e di cercare i propri rappresentanti che portano le istanze. Il gioco della democrazia, specialmente laddove ci sono tensioni forti, è cercare di imporre. Ora, se c'è una cosa che tutti gli studi vittimologi però confermano è che adesso è anche riconosciuto tra l'altro da delle normative quadro europee
la cosa più feconda, più costruttiva è prendere atto che le varie situazioni, no? Che di reati in particolare gravi creano dei danni alle persone, per cui in generale una società che trova dei modi di farsi carico delle situazioni, no? Di riparare, è una parola molto bella, riparare i vissuti delle vittime, che può essere il percorso che culmina nell'incontro con Reola, dove è desiderato, ma sono anche altre cose, no? Il riconoscimento pubblico, per esempio. Si parla tanto di Sudafrica e si mette tutta l'enfasi sul perdono, però lì è proprio un caso di traslazione, perché se voi andate a leggere nel libro Il perdono responsabile di Gerardo Colombo, c'è una sintesi dei punti necessari, no? La procedura, cioè il perdono in realtà, cioè la prima cosa che viene fatta viene data una tribuna pubblica alle vittime, non solo, i colpevoli, apro un inciso da storica tibiosa, allora, dice ci sono dei processi che sono di transitional justice, comunque sono, riguardano i momenti di transizione politica, cioè la commissione di conciliazione è stata fatta nel momento in cui finiva l'apartheid, per cui c'è stato un tipo di regime, per cui se vogliamo equiparare a un momento della storia italiana dobbiamo pensare al 45, 46, no? Allora il tema è che è stata fatta allora l'amnistia con gli altri, con tutti i suoi limiti, e poi chiaramente decenni dopo, poi con gli illuminati del livello di Desmond Tutu, è stato anche inventato un modello che poi viene applicato laddove ci sono dei cambi di regime. La grossa fregatura quando ci sono delle stagioni di grossa tensione e violenza politica diffusa all'interno però di uno Stato repubblicano dai il perdono, il cambio di verità, però cioè delle persone che l'hanno già fatta franca sul piano giudiziario, perché questo è il problema, no? In Italia uno, spesso questa cosa è stata auspicata, i processi non ce l'hanno fatta. Magari se tu dici non ti processiamo, non ti puniamo, racconta la verità. Voi capite, cioè siamo esseri umani tutti, l'avete fatta franca. Io non voglio smettere di sperare che ci sia un numero limitato di persone che nutre il desiderio di dire la verità. Da persona che da 10 anni studia fatti di terrorismo, però mi sento anche di dire che il deterrente più grosso per una persona che volesse parlare dopo tanti anni non è nemmeno il fatto del processo e della condanna, perché un sacco di cose sono state depenalizzate, no? Tutti i vari reati di favoreggiamento, eccetera. Credo che ci siano delle persone che hanno paura di riduzioni, perché la storia italiana è costellata, senza aprire dietrologie, però costellata di morti più o meno oscure e misteriose, e adesso cioè, siamo a due passi da Piazza della Loggia, c'è stata tutta una stagione in carcere, anche vengono consumate rese dei conti, lo stesso punto si sta facendo in carcere, poi insomma da qui è complicato. Cioè tu quelle operazioni le puoi fare sensatamente nel momento in cui stai resettando, stai fondando uno Stato nuovo, allora le dici. Stavo aggiungendo però una cosa che non viene ricordata mai. Per i responsabili dei crimini durante l'apartheid c'è stata anche un'esposizione mediatica, cioè gente che comunque erano magari rispettabili vicini di casa, si sono visti riconosciuti additati. Per cui non è stata una cosa neutra, cioè è stata una cosa molto forte. E poi lì, e torniamo, lo Stato si è fatto carico del perdono. Perché se voi andate a leggere, lì l'interazione diretta singola vittima con il suo singolo carnefice, cioè non è assolutamente nei punti chiave strutturanti dell'esperienza sudafricana e degli altri percorsi. Anche questo è interessante perché lì c'è la consapevolezza dello Stato che se tu vuoi risanare una comunità non puoi appoggiarti e appaltare ai singoli che ritieni virtuosi perché sono ben disposti, no, verso la conciliazione. Tu come Stato devi fare delle scelte scontando anche l'eventuale impopolarità, cioè se ti trovi i giornali che tuonano perché sono stati concessi benefici di legge adesso mi viene in mente di recente era quella ragazza che aveva ucciso volontariamente
probabilmente un'altra donna con un ombrello, no? Allora lì tutta anche quest'onda che è montata, ecco le foto su Facebook di questa, no? Che è tornata a vivere. E lì però sono dei percorsi, secondo me bisogna anche avere la capacità di cominciare a interrogarsi con sincera curiosità su cos'è che alimenta questi sentimenti, no? Per cui c'è un lungo capillare lavoro di educazione da fare, e però tutto quello che è stato detto prima rispetto all'importanza di mantenere la mente aperta rispetto alla complessità della grazia perdono, rispetto alle memorie dolorose, serve, questa è proprio una mia... Allora, io ho la convinzione personale che se tu devi cercare di, diciamo così, persuadere qualcuno che è molto recalcitrante, molto arrabbiato, magari non devi partire da 100, cioè ponendo delle, no, drammatiche misure, benefici, eccetera. Secondo me ci sono dei momenti in cui è molto importante, però, perché altrimenti poi ti trovi con un sistema, per quello italiano, che ha fatto delle esperienze, secondo me, anche molto importanti. Cioè noi abbiamo una Costituzione che è molto avanzata dal punto di vista di quello che dice sulla finalità della pena e della rehabilitazione. Rispetto alla storia del terrorismo, per esempio, vi do l'ennesimo consiglio di lettura della serata, è uscito un saggio molto interessante che si chiama La guerra è finita. L'Italia è uscita dagli anni del terrorismo di Monica Galfredo, una storica fiorentina, che racconta lo scampo di anni tra l'80 e l'87. Ora, alla faccia della retorica che gli anni 80 sono stati il riflusso e la Milano da bere, e il craxismo imperante, la base della tutte cose purtroppo storicamente fondate, invece si vede che c'è stata una libertà, un fermento di dibattito in quegli anni che hanno prodotto in realtà delle norme e dei processi politici, processi nel senso di procedimenti, cammini, evoluzione, non processo giudiziario. Cito la legge Lozzini che arriva nell'87, che infatti è il termine scelto per la sua ricerca dalla Galfredo. Cioè, in quegli anni lo Stato italiano, con coraggio, si è detto, ok, abbiamo alcuni capi terroristi con reati molto gravi, e poi abbiamo centinaia e centinaia di ragazzi con delle pene molto pesanti perché nell'emergenza erano stati introdotti la granata per terrorismo, e ha detto cosa ne facciamo di questa gioventù? E allora prima è venuta la cosa che serviva a cercare di avere verità, perché la verità, se delle persone hanno commesso dei reati gravi, torna a quello che dicevo prima, se qualcuno parli devi dargli degli incentivi oltre che una sicurezza che non verrà conosciuto, con la legge sui collaboratori di giustizia che poi è stata trasformata e utilizzata con molto successo nella lotta alla criminalità organizzata. Poi c'è stato tutto il percorso della dissociazione, e allora lì era interessante perché chiaramente le vittime sono state lasciate fuori, era proprio lo Stato che dice no, questi che si dissociano, tante che si dissociano. Solo che c'è stato un grosso dibattito che aveva anche delle implicazioni politiche, etiche profonde, cioè era una cosa grossa discutere, ma tu dai dei benefici, no? Se uno non ti aiuta a fare giustizia. Allora lì la cosa interessante, che poi alla fine vi faccio un po' il suo saggio, è molto interessante però perché ritrae anche una, insomma, una vivacità di dibattito politico su questi temi, di cui secondo me con tutti, io permetto di parlare liberamente perché anche pubblicamente se c'era una che doveva scrivere un articolo che lo Stato non ha dato i documenti, non ha fatto questo, le stragi impunite, tutto quello che potevo dire l'ho detto. Questa carta mi fa piacere dire che io stessa, che studio queste cose da tanti anni, ho avuto quasi un motto di sorpresa dire però che è il cavolo, cioè c'è stata della gente coraggiosa che ha preso il cavolo per le corna. E comunque, cioè è stata proprio una scelta da mia anche con la Costituzione, perché poi alla fine i benefici della legge Gozzini hanno di fatto eliminato anche quella grave incredibile di anni nelle pene che erano stati dovuti proprio alla necessità di inasprire la legislazione. Per cui in realtà è una pagina politica interessante da andare a vedere. Ed è interessante perché chiaramente si è parlato anche lì di posizione tra etica e politica, era poi prima. Già solo il fatto che si parli sempre di pentiti,
Pentimento è un'altra parola che arriva dall'autostrada della religione, nella dialettica, no? della vita civile, nella dialettica giuridica. Però l'epoca era una cosa grossa, anche perché la Chiesa, in particolare la stessa opera dei Gesuiti e altri soggetti, sono stati in prima linea, no? Nel mediare. Ricordiamoci che i terroristi di prima linea, proprio in senso di rifiuto dello Stato, quando decidono di consegnare le armi, le consegnano al cardinale di Milano, Carlo Maria Martini. Ok? Però è una pagina interessante che però fa vedere, conferma per l'ennesima volta, che se tu mantieni la separatezza dei binari, è corretto, e ripeto, anche se noi andiamo veramente a leggerci tutto in Sudafrica, non limitandoci a farci la parola perdono. Lì appunto c'è stata una transazione su un piano politico in cui però è stato lo Stato come istituzione che ha contenuto, ha fatto, eccetera. Questo cambia molto le cose, ovviamente. E sono tardissimo, per cui non so se c'è tempo per le domande, ma si è capito, probabilmente parleremo per ore. No, l'unica cosa, se avete pazienza, volevo leggerla da prima perché ve la lascio proprio come interrogativo, però voglio leggerla come omaggio al mio defunto nonno paterno, Ulderico Tobagi, che probabilmente non abbiamo mai neanche parlato di perdono, ma credo che ci sarebbe venuto una colica renale subito. Volevo leggervi questa frase che io ho anche riportato, che secondo me ci interroga sul significato che vogliamo dare alla parola perdono. Il processo di primo grado per l'omicidio di mio padre si conclude relativamente in fretta. Mio nonno, disperato, perché era convinto, mio nonno paradossalmente ce l'aveva molto con gli assassini, però ce l'aveva altrettanto con i magistrati, perché era convinto che non avesse fatto tutto quello che dovevano fare. Posso aggiungere che io, per esempio, lì ho sentito proprio che c'era una ferita, un risentimento. Io, per esempio, sono andata a parlare, ho fatto tutto un percorso di ricerca, anche perché mi sentiva disagio come cittadina di aver ereditato questo filone di risentimento. Però lui cosa fa? Va da coloro della brigata del 4 marzo che erano detenuti all'epoca, perché dice: io ci provo ad andare, voglio vedere se si trovano davanti a me, che in ginocchio mi chiedo di dirmi quello che sanno, voglio vedere come reagiscono. Allora lui è andato, visita tutti quelli che erano detenuti, che erano 4 su 6, e non ottenne risposte. Però vide uno di loro, che tra l'altro era uno dei due esecutori materiali, disperato anche lui, tanto quanto lo era mio nonno, con la testa tra le mani, senza parole. Allora mio nonno, prima di congedarsi, ha affranto ovviamente, perché lui è andato lì perché voleva usarle tutte per vedere se riusciva a sapere un po' di verità, di qualcosa che qui a Brescia avete familiarità con cosa vuol dire questo. E lui però, quel ragazzo, perché allora era un ragazzo, gli dice: sei giovane, cerca di rifarti una vita. Ora, io personalmente, anche a distanza di tanti anni che ho scritto questo libro, Alfredo e voi, io continuo a sentirmi molto in questa frase, perché, non lo so, per me questo è già avere davanti una persona e dire: mio figlio non torna, mio padre non torna, mia madre non torna, tu cerca di farti una vita. E al tempo stesso io ho ripensato a questa frase, perché mio nonno mette un limite sacro: cerca di rifarti una vita, cioè questa responsabilità compete a te. Io sono qui davanti a te, ti invito a rifarti una vita, spero che tu te la rifaccia. Tu, questa è la tua responsabilità, questo carico enorme, perché quello è poi il principio di responsabilità. Ed è lì che salta l'impazzimento, che fa impazzire persino Simone Wiesenthal, no? Di uno che invece, aggredendoti in qualche modo con la sua domanda, buttami la ciambella, salvami, con tuo perdono. E però, così, io mi chiedo ancora, questa cosa la possiamo chiamare perdono? O forse dobbiamo lasciare questa bolla di silenzio
e però anche di riconoscimento, no? a questa via.